Yeah, e benvenuti, incredibile, a questo speciale episodio delle Revion Incredibili. Scusate la tosse, ma il cameraman tossisce, mannaggia il cameraman, che non dovrebbe tossire, dovrebbe lavorare, mannaggia il cameraman. Metti bene l'impalatura, mannaggia il cameraman, andiamo da sus. E rieccoci qui, salve a tutti, io sono il vostro amico Sus. Vabbè, mo, amico, non esageriamo, non ci conosciamo ancora. Succhiate. Ok, bravo Sus, che specifica sempre di succhiare e non continuiamo la frase. Mamma mia, la nostra musichetta, mamma mia, quanto è bella, però Sus, mamma mia. Sus, ti sta crescendo la barba. Come sono messa, mi sta crescendo la barba? Ho notato, avete notato che a Sus stanno crescendo delle cose. Insomma, sta, io sono morto. Non sono mai nato, non mi nasceranno mai i capelli. Però è vero, ho dei puntini. Insomma, stavo paura, non ho mai avuto i capelli. Stai tranquillo, su, te li taglierò appena ti cresceranno. Così rimani pelato e lucido. Ah, grazie, sua maestà. È importante rimanere morti tutti i giorni. Ecco, ecco. Con questa dose di allegria andiamo nel video. Mamma mia. Allora, avrete visto, se tutti i programmi sono andati bene, prima di questo video, avrete visto lo speciale 4 chiacchiere incredibile sui risultati dei Game Award. E niente, abbiamo parlato dello show, insomma, è stato molto divertente. Speriamo vi è piaciuto, mamma mia. Mamma mia, speriamo che vi è piaciuto. Bravo Sus che ripete. Oggi invece, in questo terzo episodio delle Revion, che mi sa che avete capito, no, non l'abbiamo detto. Comunque, questo doveva essere il secondo, perché l'abbiamo riregistrato. E quindi è diventato il terzo. E il secondo era quello di Megum. Ci siamo capiti? Avete capito? Avete capito? Ci siamo capiti, vedo? Mamma mia. Insomma, sta oggi è frizzante come un'acqua naturale. Ecco, bravo Sus che dice cazzate nel quotidianamente. Una carezzina ai Sus. Allora, in questo episodio vedremo alcuni, non tutti ovviamente, perché insomma altrimenti le Revion verrebbero un format lunghissimo come le quattro chiacchiere in padella. Vedremo quattro trailer incredibili di dei giochi annunciati in Game Awards, sperando che non ci arrivi il copyright, perché questo l'avevamo detto nell'altro video. Però quello di Coca in Orso ci è arrivato il copyright, che insomma, non copyright buono tra virgolette, nel senso che insomma la Universal permetteva di mostrare quel trailer, però per quello di Megumin, no. Forse non si sa, misteri, però Sus. Come il Godoverse, cioè i misteri, anche questo universo ce li ha, mannaggia. I trailer che vedremo oggi sono quello di Judas, che dovrebbe essere questo gioco fatto dal creatore di Bioshock, te lo ricordi, dai, Big Daddy, Sus. Mamma mia, che carini che erano i Big Daddy. Poi ci vedremo il trailer di After Us, che era quella incredibile fanciulla che fluttuava in questo mondo strano che a Sus piaceva tanto per chissà quali motivi. Perché è bello il gioco. Beh, insomma, è vero, è bello il gioco. Vabbè, Sus, birbante di un Sus. Poi vedremo quello di Armored Core 6. Mamma mia, quello sembra incredibile, mamma mia. E poi vedremo l'ultimo. E l'ultimo sarà invece su The Lords of the Fallen. Volevamo fare anche quello di Death Stranding 2, ma non ci abbiamo capito un cazzo col primo e non l'abbiamo manco finito. E in realtà non l'abbiamo manco giocato. Insomma, abbiamo della confusione godoversosa. Vero Sus? E allora l'avrà giocato il cameraman. No, non l'ha giocato manco il cameraman. Quindi è inutile che facciamo una Revion di Death Stranding 2 se non abbiamo capito un cazzo del primo. Quindi, però c'erano dei tentacoli incredibili, vero Sus? Così, ma piacciono i tentacoli. Ecco, bravo Sus. E niente, allora ci prepariamo e ci vediamo tra poco. Buona! Ed eccoci qua, partiamo dal trailer di After Us, quel gioco che piace a Sus. Mamma mia, vediamo un po' questa bella fanciulla che cosa combina. Eccoci qua. Sus, io volo un pochino perché attenti, non mi si vede. Piedi, Sus, scusate. Piccolo. C'è scritto piccolo? Beh, però è kawaii, Sus è innamorato di questa fanciulla, chissà per quale motivo. Scusate se vi do il volo, io però, insomma, vedi. Guarda che tristezza, molto triste questo trailer. Ah, ma è platforming, allora. Sus, ti vedo distratto. Sto guardando la lore. Ah, ok, allora, bravo Sus. Vedete che l'umanità, guarda che schifo. No, non lei, quel coso. Vedi, uomini televisore. Guarda che roba, assurdo. Oh, un cane. Uno spirito di un cane. E un uccello.
Sus, che ne pensi? Secondo me lei è tipo la natura. Ah, vedi, bravo Sus, vedi, meno male che c'è Sus con la sua grande testa. After. Eccoci qua, Spring 2023. Sus, cosa ne pensi di questo incredibile trailer? Allora, insomma, sta perché mi osserva, no, controllo, perché Sus, ho molta paura di aver capito dove vai a parare tu quando ci sono dei trailer con delle belle fanciulle birbanti di Sus. Beh, insomma, sta, quello lo fa pure lei, però, E però io non lo do a vedere, mannaggia Sus. Vabbè, allora, vabbè, mi contengo. Allora, è molto carino, però è anche molto triste questo trailer. E secondo me è tipo la natura che risveglia l'umanità che dorme, perché ci stanno le macchine. Non lo so, insomma, sta, mi aiuti. Vabbè, bravo Sus che si è espresso in maniera non volgare. Allora, sì, è un po' platforming, è un po' esplorativo. Ci stanno quei mostri brutti, c'è un uomo televisore, il terrore della media, praticamente. C'è un tizio con un tubo in testa. E poi ci sono gli spiriti della natura, degli animali. Chissà cosa ci riserverà questo gioco incredibile. No, è molto kawaii, vero Sus? Eh sì, poi lei è molto kawaii. È molto carina. Ecco. Insomma, sta perché mi guarda in questa maniera strana. Non lo so, Sus. Insomma, tu sei sempre il lewd champion. Io ti conosco, Sus. Io lo so che stai facendo pensieri un po' lewd su quella signorina. No, insomma, sta, non mi permetterei mai. Stai incrociando le tue non mani. Mannaggia, mi ha beccato. Vabbè, mannaggia, Sus. Gli si vuole bene, Sus, mamma mia. Allora, niente, taglio incredibile. Passiamo al secondo trailer, che è quello, abbiamo detto, di Judas. Wow. Adesso vedremo il trailer di Judas. Dal creatore di Bioshock, quindi insomma ci aspettiamo cose sott'acqua e insomma mostri con trivelle al posto delle mani e altre cose incredibili. Quindi, wow. Io come al solito volo. Wow. The ship is dying. And my only way. Sono quasi cascato, scusa. Is with one of them. Oddio, che stile cartoon quasi, stranissimo. Un uomo cavallo. Ma che cazzo? Una macchina cane. Ah, ma noi siamo una femmina. Sus, l'avevi capito? L'avevo capito delle mani. Ah, bravo Sus che guarda sempre le mani. Che strano. Beh, è tanto Bioshock, Attenta che ti arriva. Niente, non l'ha visto. Judas. Assurdo. Non so cosa dire. Assurdo. Citiamo sempre il nostro collega, incredibile. Allora, Sus, vai, che ne pensi? Ho dei dubbi. Quali sono i dubbi tu, Sus? Beh, penso che. Insomma, sta perché si intromette. Mannaggia. Dicevo, secondo me è molto Bioshock quello vecchio. Poi sappiamo che fine ha fatto l'ultimo Bioshock, è stato un disastro da produrre, insomma, cazzi incredibili. Da una parte mi attira, però dall'altra non lo so. Però siamo una bella donna, quindi insomma va bene. Mi piace che Sus batte sempre la testa dove la lingua dei Sus vogliono, vero Sus? E vabbè, insomma siamo una bella donnina in un mondo strano, ecco. Insomma, Sus, sapete che ha la capacità. I Sus hanno la capacità di prendere concetti incredibili e renderli piccoli piccoli. Comunque, sì. Quindi, sì, effettivamente abbiamo i poteri elettrici, fuocosi, e insomma, come i vecchi Bioshock. Ci sono dei robottini orribili, però lo stile è un po' più cartoon, ci è sembrato. Un po' meno, insomma, horror. Un po' meno, insomma, horror dark, ecco. C'è un po' cartunoso, un po' esagerato. C'era tipo la tizia che rompeva quella specie di palla e uscivano gioielli. C'è un cazzo di uomo robot cavallo. Cioè, sembra molto più fuori di testa di Bioshock. E Bioshock era abbastanza fuori di testa. Non lo so, da una parte ci attira, però. Non lo so. Abbiamo paura. Che poi parlare di così dei trailer ci fa venire ancora più voglia di farli su tutti i trailer dei Game Award. Ma poi il video veniva di un'ora e poi alcuni non è che siamo molto, insomma, siamo espertissimi, tipo Death Stranding e compagnia. Però vabbè, dai, accontentatevi, insomma, poi magari in futuro ce li rivediamo quando ne escono altri. Ok, va bene, comunque Judas, After Us, promosso. Judas, pure però con riserva. Diciamo che abbiamo riserve, magari. Dobbiamo parlare bene la lingua incredibile. Eccoci qua. Sus, mi raccomando, questo è tanta roba, Distruzione incredibile.
E chi se la ricorda la trama degli altri? Madonna, damn! E questa è la fine nostra se non ci diamo una carmata. Bravo Sasuke, pensa al futuro di questo pianeta appena ci siamo arrivati. Fatelo durare un pochetto, mannaggia a voi. Feed the fire. Cinder, fiamma, Dark Souls, vabbè. From, mannaggia a te, From. Che tristezza. From Software. Damn. Quanti cazzo di anni sono passati dall'ultimo Armored Core? Camera, mi mettici in editing quando è uscito il quinto, che chi se lo ricorda? Damn. Sono stato fatti bene sti cose, è vero, guarda che dettagli incredibili hanno sti. Questi mecha incredibili, Gundam style. Damn. Faranno sicuramente le figure di, sì, le figure, insomma, le statuine di questa roba. Damn. Fire of Rubicon. Damn. Cioè, guarda, sembra un quadro, un frame. Spettacolare. Su cosa ne pensi? Su questa però parta qualche volta le partimenti, faccio sempre io figuracce. Ha ragione Sus, bravo Sus. Allora, intanto le esplosioni sono assurde. Il problema qual è? È che noi non ci ricordiamo una fava degli altri Armored Core. Noi li abbiamo giocati un po', però io del quinto non mi ricordo niente. Sus, tu l'hai giocato il quinto? Mi sono fermato al 3. Ah, andiamo bene. E Cameron, tu li hai giocati? Ah, quindi qualche cosa sai, Cameron. Ah, beh, poi ci dovrai spiegare, perché insomma, mi ha detto Cameron che gioca invece noi lavoriamo. Mannaggia Cameron. Comunque, non è che si è capito tanto della trama, chissà, non ce la ricordiamo. Comunque, il mondo sembra distrutto. Ci stanno i robot che si combattono. Ora che poi non so, non vogliamo dire ulteriori cagate. Insomma, volevo fare una battuta su Code Geass, però insomma non veniva. Però insomma, sarà multiplayer, dicono, e niente, ci si ammazza con robot giganti. Niente, qual è stato l'ultimo gioco Sus che hai giocato con i robot? Titanfall. Titanfall non era male, il primo era, il secondo una mezza delusione, però vabbè. E comunque niente, graficamente sembra incredibile. Poi la From, vi immaginate che la From ha messo qualche easter egg anche in Armored Core? Io non penso che ci sia la Moonlight, oppure che puoi fare Perry o queste cagate, perché penso che rimanga un gioco tipo i vecchi Armored Core, dove insomma spari e fai cose robotiche e spari i missili. Però veramente figo, ripeto, guardate che cazzo di grafica assurda in un frame, pazzesco, vero Sus? E un giorno avremo anche noi budget così, infatti sicuramente. E vabbè, niente, taglio incredibile, ci vediamo nell'ultimo trailerino che abbiamo scelto, che è quello di The Lords of the Fallen, a tra poco. Ed eccoci qua, l'ultimo trailer, quello di The Lords of the Fallen, vediamo un po' che hanno combinato, speriamo che è meglio di quelli di vecchi, mannaggia loro. Oh, è partito subito, non me lo ricordavo. Sus, attenzione. Io volo, scusate. Quella è una mano. Sì, sì, è proprio... No, ci eravamo sbagliati. Avevamo messo un altro trailer prima, quindi... Mamma mia, che brutto. E sua maestà lo vede come più dark. Eh sì, è vero, molto più dark. Sembrava Morrowind, quindi per un attimo. Assurdo. Damn. Un sacco di damn in questo video, mannaggia me. Ah, ma ci sta il gioco. Sus, hai capito che c'è il gioco luce e ombra? Ah, ecco che serve la lanterna. Ah. Cioè, alcune cose le vedi se c'hai quell'affare in mano, altrimenti vedi... Insomma, mondo oscuro, mondo non... luce, può essere, insomma, vediamo. Mamma mia, che brutti mostri. Damn. Ah, ma... Sus, guarda. Ma c'hai i capelli, sembra un mostro giapponese. Secondo noi, vabbè, penso forse l'avranno detto tutti, però... lo diciamo pure noi. Secondo noi, questa specie di lanterna... potrebbe farti vedere tipo robe incredibili, magari più oscure, più spettrose e mostruose del mondo reale. Quindi ci sono forse due mondi nello stesso mondo. Hai capito, Sus? Vabbè, insomma, luce e ombra, ombra luce. Ecco, bravo, Sus. Comunque, Sus, stavi dicendo una cosa su un mostro giapponese.
Eh beh sì, insomma, quell'ultimo mostro sembrava un film uscito da quella tizia che cammina al contrario per le scale. Insomma, i film orientali non ce lo ricordiamo, insomma. Cameraman, mettilo tu, non mi ricordo il titolo. Vabbè, sì, insomma, avete capito, insomma, ora Cameron lo metterà, non e quindi Cameron mettilo in editing incredibile quale film intende sus, perché io ho capito, ma non ce lo ricordiamo, perché siamo fuori di testa. E niente, questo era l'ultimo, no? Questo, beh, sicuramente è molto, insomma, già dal trailer sembra molto più figo del primo Lords of the Fallen, quello, insomma, più lento, slow, come poche cose, insomma, non era granché il primo gioco. Sì, l'abbiamo giocato per pietà, ecco, infatti per pietà nei confronti del titolo. E niente, vogliamo essere positivi. Insomma, graficamente è molto più oscuro, più dark, sangue, mostri, il design dei mostri sembra molto più figo. I movimenti, insomma, capiteci, le animazioni sembrano un po' più rapide di prima, insomma, un passo avanti. Speriamo che sto gioco non sia come quello di prima. Ci siamo capiti. E niente, vogliamo vedere altri trailer, però ripeto, non, insomma, verrebbe un video troppo lungo, insomma, non vogliamo esagerare. Già questo verrà oltre i 10 minuti, dovrà essere molto più breve, perché le review devono essere un po' più flash. E però invece è venuto lungo pure questo Virosus. Eh sì, insomma, e poi oggi, adesso il video diventerà ancora più lungo perché c'è la premiazione. Sus. Ah! È vero, adesso dobbiamo vedere chi ha vinto la coppa che ha fatto il nostro cameraman incredibile sui vincitori. Noi, se abbiamo fatto più punti, il vostro scheletro, Sus, quindi a tra poco, per l'incoronazione della coppa. E eccoci qua, adesso vedremo chi ha vinto tra me e Sus. Il cameraman ha fatto i conti, mi raccomando, cameraman, falli bene, vi faccio vedere il premio. Mamma mia, quanto è bella sta coppa! Vabbè, Insomma, siamo low budget, ok? E poi il pensiero che conta l'ha fatto il nostro cameraman alle 6 di mattina perché aveva appena finito di Game Award ed era distrutto. Bravo cameraman, per una volta sei stato bravo. È una merda, però almeno conta il pensiero. Vero sus? Vabbè, insomma, stai, dai, non è terribile. C'è scritto GOTY 2022, adesso vedremo chi ha vinto. Io dico che ha vinto, insomma, sta. E io dico che ha vinto sus. Vai cameraman, dici che ha vinto, vai! Come 16 sedi? Abbiamo fatto un pareggio! Sus, abbiamo vinto entrambi! Visto che culo! Scusate, quindi abbiamo azzeccato 16 punti io e 16 punti sono stato. Quindi abbiamo azzeccato 16 nomini su 31 e butta via praticamente. Hai visto? Comunque il 4 e 5 sono quelli di Elden Ring che ha vinto 4, tra cui Game of the Year e God of War ne ha 25. E quindi Sus, ci smezziamo la coppa? Vabbè, insomma, la regalo a lei. No, Sus, io la regalo a te. E allora l'abbiamo vinta tutte e due, ecco. Fateci un applauso, carini, incredibili! E abbiamo vinto la coppa, e niente, quindi diciamo abbiamo fatto 16 punti ciascuno, siamo contenti. Vero Sus? E la coppa è proprio carina, ecco. Quanto è carino Sus con la coppa. Mamma mia, me la metto in testa. Ecco, appunto. E niente, vogliamo mettere quest'ultima cazzatella in questo video incredibile, perché l'avevamo detto nell'altro video. E noi manteniamo le promesse, mamma mia. E quindi niente, da Sus, il vostro scheletro vi saluta. E Sus con la sua coppa incredibile. Vabbè, è nostra coppa. Saluta coppa. Brava coppa che non rivedrete mai più, probabilmente la rivedrete il prossimo anno, incredibile. Cameraman saluta e niente, noi vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video che non lo so, prossima settimana dovrebbero uscire Wrestling, dato che ne aveva avuto successo il primo, ne faremo un altro a tema wrestling su NXT e sul Ring of Honor. Così diciamo altre cazzate, vero Sus? Mamma mia. E niente, allora vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video incredibile. Wow!